Ciao a tutti e bentornati qui sul canale Gioco Troppo Poco per il nostro appuntamento settimanale con le news. Questa settimana Google ci ha proprio fatto una bella sorpresa. Da tempo ci aveva detto che sarebbe entrato nel mondo dei videogiochi, ma mai avremmo pensato che potesse avvenire in questo modo. Il mondo del gaming sta cambiando e cambierà molto velocemente nei prossimi anni. Cerchiamo di capire un po' come. Anche io gioco troppo poco, lasciatemi giocare un po' di più. Per iniziare parliamo di un paio di news che mi hanno interessato in questa settimana. La prima è più un rumor, Dead Space 4. Il producer originale della serie, Glenn Schofield, si è pronunciato in merito a cosa ne penserebbe di un remake di Dead Space. Sarebbe contento di tornare sul progetto, ma a detta sua farebbe un capitolo che si discosterebbe un pochino dai precedenti, si ispirerebbe in gran parte al primo capitolo aggiungendo una grossa componente multiplayer. Personalmente ho giocato la trilogia di Dead Space e mi è piaciuta tantissimo, anche se per l'ultimo capitolo mi sono fermato alla quinta missione perché mi sono accorto che esistevano gli armadietti, io non li avevo trovati ed ero rimasto senza munizioni. Poi ho lasciato perdere per un po' e mi sono dedicato ad altro, ma penso che lo riprenderò e finirò questa bellissima trilogia. Voi l'avete giocato? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. La seconda news è più succosa, finalmente arriva anche in Italia PlayStation Now. Con un abbonamento potrete giocare in un colpo solo a vecchi titoli PlayStation 2, PlayStation 3 ed alcuni dei titoli di PlayStation 4, non certo le ultime uscite, ma comunque dei gran bei titoli. La cosa interessante è che ci potete giocare dalla vostra PlayStation 4, ma anche da un PC. Sì, l'abbonamento costa 15 euro al mese oppure 99 euro l'anno. Il catalogo al momento comprende circa 600 titoli, di cui la gran parte sono titoli PlayStation 3. Se volete giocare sulla PlayStation 4 potete scaricare i giochi della PlayStation 2 e della PlayStation 4 di modo da poter giocare al massimo della risoluzione. Invece i giochi per la PlayStation 3 purtroppo possono essere giocati solo in streaming con una risoluzione un po' castrata, sono 720p, diciamo che è 1024x720, non è proprio il massimo, però per riscoprire queste vecchie glorie sicuramente vale la pena. Per i giocatori PC invece tutto quanto il catalogo è disponibile solo in streaming, ma poco male. Devo dire che alcuni titoli sono davvero interessanti, c'è The Last of Us, c'è ICO, Red Dead Redemption, Shadow of the Colossus e la trilogia di Gods of War. Non l'ultimo capitolo, ma comunque i primi tre, e dovrebbero esserci anche alcuni capitoli usciti per PSP. Il tutto sinceramente mi sta veramente interessando, ci sono anche 7 giorni per provare gratis il servizio, in teoria vi dovrebbe bastare una connessione ADSL che scarichi a 5 mega. Sono molto curioso di provarlo, vediamo se nei prossimi giorni riuscirò a fare qualcosa. L'unica cosa che mi frena è che per giocare al pieno delle potenzialità di questo servizio occorre un joypad della PlayStation 4, sì, perché sono supportati anche altri joypad, ma non tutte le funzioni, specialmente quelle di movimento, potrebbero essere compatibili. Questo potrebbe causarvi alcuni problemi nei giochi e quindi non è proprio sicuro al 100% che ci si possa giocare in altre condizioni. Se no, il computer che vi basta è veramente misero, è un i3 con 300 mega di spazio su disco e pochissima RAM, perché tutto il lavoro viene fatto sui server della PlayStation. Cioè, certo, c'è da capire un po' quanto ci sarà da aspettare per poter giocare, perché sembra che ci siano delle sorte di coda, quindi non è che puoi lanciare subito un gioco e ta-tan, esserci dentro. Da vedere. Comunque è un servizio interessantissimo perché il catalogo è molto ampio. Unica piccola nota che mi sento di poter dire è che non sono convintissimo che sia una cosa buona per il futuro del gaming, perché se ci seguite un po' come sta andando avanti con Netflix, la qualità dei prodotti non è proprio eccezionale, quindi se mettiamo sullo stesso piano tutti i giochi del catalogo Play Store, togliamo tutte le vendite dei giochi fisici, non lo so, forse non sarà più così appetibile lo sviluppo di videogiochi complessi come piace a noi a pro gamer. Fatemi sapere cosa ne pensate del servizio, ma soprattutto
fatemi sapere se l'avete provato, perché ci sono alcune cose che mi fanno veramente gola. Ed eccoci arrivati alla notizia principale di questa settimana. È sulla bocca di tutti, penso, ormai. Google Stadia, una sorpresa che non ci aspettavamo. Google da tempo aveva detto che sarebbe entrato nel mondo dei videogiochi, ma avremmo pensato a una nuova console, avremmo pensato a un nuovo store. Mai, mai avremmo pensato di essere così vicini al futuro. Ebbene sì, alla GDC di San Francisco la sfida è stata lanciata. Finalmente sappiamo a cosa stava lavorando da 2 anni il nostro carissimo Google. Ebbene, anche se negli ultimi periodi sembrava che alcune cose non fossero andate proprio per il verso giusto, tutto potrebbe prendere una piega molto diversa dopo gli annunci della GDC di San Francisco. Abbiamo scoperto Stadia, abbiamo scoperto cos'è. Non è una console, ma è un migliaia e migliaia di console connesse tra di loro e sulle quali potremo giocare in streaming. Eh sì, non sarà più necessario avere un computer super potente o una console qualsiasi per poter videogiocare, ma sarà sufficiente una buona connessione internet. Neanche una connessione fantastica, si dovrebbe attestare intorno ai 25 mega di download la richiesta che propone Google Stadia. Ma che cos'è questo Google Stadia? Ebbene, non si è capito ancora, semplicemente è stato annunciato che è stato creato un network, una specie di un insieme di server che ci permetteranno di giocare in remoto. I giochi verranno tutti eseguiti su delle console in remoto e noi riceveremo lo stream di dati, dovendo solo inviare gli input del nostro controller, che potrebbe essere quello che ha presentato Google durante il suo show, oppure potrebbe essere un qualsiasi controller di terze parti. Certo, magari non tutte le funzionalità saranno supportate, ma le più importanti saranno garantite. Sembra una cosa assurda e mille domande si stanno creando nelle nostre teste dopo questo annuncio. Potrebbe essere la fine del videogioco come lo conosciamo. Non sarà più necessario avere nulla sulla nostra macchina da gioco, ci verrà tutto offerto tramite un servizio. Molti storcono il naso, ma in realtà il nodo principale che ancora non è stato svelato sarà il metodo con cui Google intende farsi pagare. Sì, noi riceveremo questo gioco in streaming, ma come succederà? Dovremo acquistare ogni singolo gioco e quindi diventerebbe di fatto un nuovo store, oppure sarà una sorta di servizio alla Netflix? Sinceramente non sono molto a favore dei servizi alla Netflix, soprattutto nel mio mondo dei videogiochi, perché secondo me andrebbe a inficiare moltissimo la qualità dei videogiochi. Nessuno farebbe più un gioco come si deve, se tanto finirebbe nel mucchio di tutti quelli che noi possiamo avere a disposizione con poche decine di euro al mese. Sarei quasi più contento se si rimanesse su una formula del pago quello che voglio e gioco a quello che ho pagato. Ma di fatto nessuno sa bene che cosa succederà. Un altro punto molto molto discusso è quello delle prestazioni. Google ha la sparata grossissima, ha detto che è già pronto per trasmettere giochi in 4K e diciamo che l'8K a 120 frame al secondo è dietro l'angolo, e sono già pronti, è tutto previsto. Ma tutto dipenderà dalle nostre connessioni, che in Italia non sono esattamente il massimo, ma questo è destinato sicuramente a migliorare. Nelle grandi città è già arrivata la fibra a 200 mega e si sta espandendo, piano piano arriverà in tutte le posizioni d'Italia e quindi diciamo che è questo il futuro è un futuro connesso. Le cose più fighe che sono state mostrate di questo nuovo servizio non è soltanto il fatto che tutto verrà trasmesso in streaming sulle nostre macchine se giocheremo da remoto, ma anche il livello di interazione che sarà possibile tra noi e gli altri giocatori. Google è un colosso, ha a disposizione un sacco di strumenti con cui possono essere integrati i suoi giochi e ne ha fatti vedere due. Ha visto l'integrazione con YouTube, sarà possibile guardare un video su YouTube su un determinato videogioco e ta-dan, comprarlo al volo e iniziarci subito a giocare, oppure guardare un altro streamer che sta giocando a un videogioco in live e prenotarsi per poter entrare e sfidarlo lì sul momento. Tutto interconnesso. Sarà a disposizione anche l'assistente vocale di Google, che ci potrà permettere di fare una ricerca direttamente in gioco per ricevere video o altre informazioni che riguardano o un aiuto o una qualsiasi informazione che vogliamo ricevere in quel momento riguardo magari al videogioco che stiamo giocando. Fantastico. E quindi dicevo, quelle notizie di fallimento che si sono verificate negli ultimi
mesi è stato chiuso YouTube Gaming, che doveva essere la risposta di Google a Twitch. È stato chiuso Google Plus, che doveva essere la risposta di Google a Facebook. E poi se ne viene fuori con questo annuncio fantasmagorico. Probabilmente Google ha deciso di chiudere tutte quelle sezioni che rubavano potenza macchina, che rubavano risorse, per dirigerle verso un progetto che da qui a quest'estate, già in quest'estate, potremo forse utilizzare il servizio di Google Stadia. Boh, in realtà alcuni di noi l'hanno già utilizzato, io sinceramente no, però io purtroppo non l'ho potuto testare al momento, ma ho saputo che alcuni amici hanno ricevuto dei link per poter testare l'ultimo capitolo di Assassin's Creed direttamente nel browser. Non l'hanno fatto perché ce l'avevano già per console e gli sembrava una cosa stupida, ma sicuramente molti l'hanno già provato e hanno dato modo a Google di perfezionare il suo sistema. Allora, che dire, io sono veramente in estasi, cioè, io non so voi come l'avete presa questa notizia, ma per me è fantastico pensare che il mio passatempo preferito non dipenderà più dalla mia macchina fisica, non dovrò essere inseguire il progresso e star dietro a tutte le necessità che i nuovi giochi imporranno, perché sarà tutto in cloud, sarà tutto gestito da Google. Per esempio anche le patch saranno tutte installate lato server, quindi una patch per patcharli tutti, avremo sempre tutti l'ultima versione del gioco. Altro argomento veloce sarà la totale impossibilità di piratare un gioco, sparirà la pirateria, non sarà possibile piratare un gioco perché non esisteranno copie fisiche, tutto ci verrà fornito tramite servizio. Certo, ci potranno rubare le password e giocare con il nostro account, ma a quel punto non c'è più nessuna scusa, sei un bastardo di merda che sta rubando un videogioco. L'ultimo piccolo pensiero che mi ha fatto un po' tremare è quello che potrebbe, tra i vari sistemi di pagamento possibili, arrivare anche la pubblicità, e questo mi terrorizza. Sì, perché nel momento in cui il gioco è sempre aggiornato sui sistemi di Google l'ultima versione, Google può decidere da un momento all'altro che i giochi verranno infarciti di pubblicità, potremo avere delle sovraimpressioni, potremo anche, per assurdo, venire interrotti durante il gioco dovendoci sorbire degli intervalli pubblicitari, perché il gioco non sarà più sulle nostre macchine, non potremo più decidere di non accettare certi aggiornamenti, e quindi se un aggiornamento dovesse prevedere degli intervalli pubblicitari saremmo costretti a tenercelo. E dolcis in fondo, che ne sarà delle mod se non avremo più niente da moddare, perché tutto sarà sui server di Google? Come funzionerà la mod? Tutto verrà cambiato. Sì, proprio questo sarà il problema. Tutto cambierà. Non ci sarà più futuro per tantissime delle cose che conosciamo. Non ci saranno più gli store da cui fare download. Non ci saranno più gli store di digital delivery come Steam. Non ci saranno più le console. Forse non ci saranno più modder. Ma sono comunque molto fiducioso, ma soprattutto curioso. Fatemi sapere se voi avevate saputo di questo annuncio di Google Stadia, se lo aspettate anche voi per questa estate, se siete pronti con la vostra connessione per un eventuale servizio di streaming di videogiochi, e ci vediamo alla prossima settimana, perché tutti noi stiamo giocando troppo poco.